Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Questa è guerra, abbiamo paura di dire questa verità. Il mondo è in guerra perché ha perso la pace. C'è guerra di interessi, c'è guerra per soldi, c'è guerra per risorse della natura, c'è guerra per il dominio dei popoli, questa è la guerra. Qualcuno può pensare, sta parlando di guerra di religione. No, tutte le religioni vogliono la pace, la guerra la vogliono gli altri. Queste sono state le parole pronunciate da Papa Francesco riguardo l'attentato alla chiesa di Rouen. Lei cosa ne pensa? È d'accordo con Papa Francesco? Ma può essere entrambi le cose, nel senso che sicuramente c'è del fanatismo, cioè ci sono dei fanatici religiosi che usano la religione esasperandola e magari c'è dietro qualcuno di più intelligente che manovra queste persone, può essere, cioè purtroppo la realtà non è così chiara chi è lontano da questi eventi, però credo che ci siano entrambe le motivazioni. Sono senz'altro d'accordo per il fatto che ha esorcizzato la parola guerra. Sono 15 anni che siamo in guerra, però i governanti in genere preferiscono tenere la testa sotto la sabbia come fa lo struzzo. Il Papa ha detto questa parola, è un grande passo avanti. Quanto agli aggettivi si può essere d'accordo o meno. Il balordo che col camion ha ucciso 80 persone non è tanto importante se l'abbia fatto per un motivo di religione o perché ha litigato con la suocera. Noi in questa chiesa abbiamo visto due bare che venivano da lì, era un atto di guerra. È da valutare bene questa frase, perché praticamente da una parte islamica c'è veramente una guerra contro i cristiani, anche il patriarca, mi sembra siriano, ha detto che praticamente non ci sono più cattolici, li hanno cacciati via, quindi gli islamici odiano i cristiani sicuramente, però c'è, potrebbe essere anche una parte islamica che praticamente non vuole la guerra. Certamente non è proprio una guerra di religione, però ci sono delle fazioni che praticamente fanno di loro testa e quindi non fa proprio un testo completo del quadro che ha detto il Papa. Crede che gli attentati commessi dall'ISIS non abbiano nulla a che fare con la religione? Beh, sarebbe difficile crederlo. L'ISIS ha delle profonde motivazioni religiose su cui non mi addentro perché non ho sufficientemente conoscenza dell'argomento. Quello che conta è che, come dicevo prima, gli atti di guerra hanno delle conseguenze di guerra e quindi il modo per prevenirli è molto semplice, bisogna usare la violenza. Ma no, le religioni profondamente non hanno questo interesse a fare delle guerre, però praticamente un predominio di qualche religione si nota sicuramente su questo fatto che mi ha chiesto lei. Ma fondamentalmente la religione dunque si basa sempre su una divinità, quindi su un Dio, quindi non dovrebbe avere questo problema, questa iniziativa. A conti fatti, secondo lei chi è il vero responsabile dietro queste stragi? Ma non credo che esista un responsabile. Sono movimenti importanti a livello mondiale che producono questi effetti. Può anche essere, trovare un balordo esaltato non è difficile. Credo che specialmente in certi ambienti sia anche piuttosto facile. Quello che può fare, che possiamo fare noi, l'Occidente, è prevenirli nel modo che ho detto prima. Ma è l'ignoranza di un popolo che praticamente prima è sempre stato, diciamo, emarginato, adesso vuole fare qualche cosa che per spaventare il mondo. Ovviamente c'è un problema molto, molto chiaro da dire, che Nostradamus aveva previsto che tutto il mondo sarà islamizzato e questo bisogna stare attenti. Magari c'è qualcuno che manovra persone magari
più deboli, più semplici, e riesce un po' come un guru a dominarle e dietro magari a degli interessi. Ma io personalmente purtroppo non sono così preparata per poter dare una risposta così importante. Sicuramente le religioni non hanno questo, hanno come fondamento il bene comune, un po' tutte le religioni, un bene comune, quindi sicuramente non quello di ammazzare o di fare strage. Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.